Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. In questo video voglio fare un focus sul browser nuovo dell'HTC Desire. In questo caso, come vedete, non è un HTC Desire, ma è un Nexus One con il porting della ROM del Desire. Perché voglio farvi vedere il browser? Perché il browser, a differenza della versione che abbiamo sul Nexus One, ha delle funzioni nuove che sono davvero interessanti. Adesso qui siamo in una pagina di XDA. Il doppio tap. Si è parlato molto del doppio tap perché molti terminali lo fanno adattando il testo, però adattano il testo soltanto ad una certa misura di zoom, mentre con quest'ultima versione dell'HTC Desire e dell'HTC Sense abbiamo un diverso adattamento del testo che è davvero molto comodo. Se facciamo un doppio tap, come vedete, il testo adesso è qua allineato. Però se noi zoomiamo ancora di più la pagina, come vedete, viene ingrandito il testo, però il tutto viene incolonnato in questo modo qua. Quindi risulta veramente facile leggere e non dobbiamo più fare lo scrolling verso destra e sinistra. Questo con qualsiasi dimensione di zoom viene effettuato. Come vedete, è davvero un'ottima soluzione. Un'altra novità introdotta è la possibilità di selezionare il testo. In alto vediamo questo quadrato che ci ingrandisce il nostro testo, tirare in basso questi apici e scegliere tre opzioni: copia, cerca, traduci e condividi. Vi faccio vedere cerca, traduci perché è comodissima. Praticamente tramite Google Translate ci fa vedere la traduzione del testo che abbiamo selezionato. Se poi torniamo indietro, ci interessa soltanto una lettera, possiamo cercare la singola lettera, cercare il significato sul dizionario e cercarla anche su Wikipedia. Questo è davvero davvero bello, in quanto nessun browser al momento ha una funzione del genere. Un'altra novità introdotta è il flash 10.1. Andiamo su YouTube, ad esempio. Visualizziamo la versione desktop e in questo caso andiamo a aprire uno dei miei video. Una volta premuto il tasto play, parte la visualizzazione a schermo intero. Possiamo scegliere se allargarlo tutto il display. E questo è il nostro video. Proviamo ad andare in un sito flash, il sito dell'Alfa Romeo. Che è solitamente inaccessibile. In questo caso si vede perfettamente. Non è velocissimo, comunque non abbiamo nessun problema alla visualizzazione dei siti in flash. Un'altra cosa, Mega Video. Io ho fatto delle prove e purtroppo il plugin non è compatibile. Apre la pagina, viene visualizzato tutto tranquillamente, però quando andiamo a vedere un video, ci dirà che il plugin non è supportato. Maledetti banner. Vedete, non riusciamo a visualizzare il video. Comunque, questo nuovo browser è sicuramente uno dei migliori sul mercato. Perché?
perché ha tante novità, ha il tanto desiderato supporto flash e nonostante abbia questo supporto flash la navigazione risulta veloce e non ha assolutamente nessun tipo di rallentamento. Quindi se avete l'occasione acquistate un Nexus One e installate la ROM con il Desire, se no puntate dritti sul Desire perché è davvero un gran bel terminale. Un saluto da Diego di Tecnofon, ciao!